Benvenuti, buonasera. Siamo qua stasera con un ospite veramente d'onore, il creatore di Dampir. Quindi, chiaramente, come vi ho detto più volte nei social in questi giorni, ci avviciniamo al film che uscirà il 28 ottobre in sala, anteprima a Lucca. Mauro Boselli non ha in realtà bisogno di grandi presentazioni, non perché non le meriti, ma perché chiaramente voi probabilmente ne sapete quasi più di me, nel senso che è eh, l'autore eclettico per Antonomasia, quindi direi di farlo entrare senza ulteriore indugio e iniziare questa bella chiacchierata. Buonasera Mauro. Buonasera a tutti. Mauro, io come vedi non ti ho detto troppe cose perché eh, veramente altrimenti qua stiamo qua un anno nel senso che eh, oddio, ci eh, potrebbe Mauro... essere anche qualcuno che non sa chi cavolo sono magari qualcuno che non legge i fumetti perché, insomma... infatti ah, adesso una lavoro parole. Sì. Le, le, le no, diciamo no. perché è giustissimo così, però non volevo tenerti in, certo. in sordina nello sgabuzzino, ritirato in maniera più assoluta. Allora, vabbè, Mauro Boselli, curatore di Prima Zagor, ora Tex e chiaramente Dampir, la sua creatura nata nel 2000, come dicevo prima, sei un fumettista incredibilmente eclettico, no? perché hai scritto davvero per tantissime testate e in realtà forse le testate anche più importanti, potremmo dire, della Bonelli, Zagor, Tex, ok, ma anche Mister No, Dampier e poi chiaramente un, un, um, il piccolo Ranger, cioè ho dimenticato qualcosa per, per Bonelli intendo. No, di importante no, ho fatto poi qualche cosa così per le storie, ho scritto magari un Dylan Dog e mezzo, ecco così. <ride> ah ho, è ho, vero, ho, il scritto, con ho scritto il finale della saga del di, di Comandante Ma Ah, ecco, vedi, sì. questo non, non lo sapevo. Erano Comandante solo due però pagine, però è importante. No, no, beh, sì. è in realtà è un personaggio che amo particolarmente, anche, e tra l'altro si collega anche un po' a Zagor per certi sì. aspetti, come location più che altro. Insomma, qualcosa, un po' di cose divertenti, ma... ma vabbè, poi c'è questo inizio di carriera con un personaggio sconosciuto di Sergio Bonelli, Riverbill importantissimo è vero, River Bill, anche già, questo l'avevo letto, non l'ho letto, ma ho letto che l'avevi: Guardavo la serie Tutto West in cui c'era anche River Bill come unico personaggio inedito, poi c'erano tutti gli altri di Bonelli e Soci, i tre Bill, la pattuglia di Bufali e Cocis. E io scrivevo Beh, le trebilla, prestazioni e l'introduzione Tre Bill, tra l'altro, che vabbè, è stato stampato adesso in un volume appunto, dedicato agli eroi di Gianluigi Bonelli. Ma i tre certo. Bill sono stati inseriti, se non sbaglio, da te proprio in text. Sì, tempi non ho spetti. fatto un incontro di texture di Tre che sono degli altri, che bisogna dirlo a chi non lo sa, sono dei personaggi di Gianluigi Bonelli degli anni '50. E poi eh, sto preparando con Benevento, Michele Benevento, grandissimo autore, il ritorno di Rick Master, altro personaggio di Bonelli della Conanzi sì. dell dei primi anni '60. Che è un detective uh, di San Francisco che si accompagna a un fido aiutante giapponese esperto in lotta marziale. Insomma, incontra Tex e Carson e insieme collaborano a sventare un intrigo. Beh, Beh. cioè, insomma. Da questo si capisce anche un po' eh, il fatto di quanto Gianluigi Bonelli fosse avanti con gli anni, nel senso che i suoi personaggi possono vivere tranquillamente nel 2022 senza sfigurare. No, certo, certo. Non, non serve neanche a modernarli più di tanto, basta scrivere una storia nuova con loro, perfetti così come sono. Come sai io ho conosciuto, la... eh, magari qualcuno lo sa, non so se lo sai tu, ma lo sanno tutti, ho conosciuto Gianluigi Bonelli di persona quando ero bambino, già, per cui mi ha sì. molto influenzato. Io, eh. io lo so, però se vuoi raccontarci magari il primo incontro con Gianluigi Bonelli non mi, non mi dà fastidio. Beh, <ride> sai, eh, il primo incontro con Gianluigi Bonelli, sta. penso che avesse la, la Citroen Squalo, erano i primi anni 60, hai presente? Cavolo. Una macchina bellissima, ne hai avute tre, di cui sembra e io avevo pochissimi anni, ero alle scuole elementari e lui si è fermato con una valigia piena di fumetti e ha cominciato a regalarle ai bambini. Una cosa che bisognerebbe fare più spesso, Cavoli, Ed è così, è io però già leggevo Tex, per cui devo dire leggevo le strisce. Ma quelli erano gli albi giganti, mm. no? i primi albi giganti, futuro praticamente. Sì, esatto. E quindi è da lì che poi, non, non grazie a quell'episodio, ma magari grazie a tanti episodi simili, che in quegli anni Tex ha avuto un boom. Per cui la prima volta che andavo a Gianluigi Bonelli eravamo in una casettina piccolissima, poi la sua casa si è ingrandita, ha comprato attivo colori, la casa è sempre più grande e quella è diventata lo studio, la casa dove andavo da bambino a giocare ah, col figlio di Gianluigi, eccetera, è diventata lo studio dove lui scriveva poi negli anni 60 e 70. E, quindi, e io ero lì anche in quel caso, lo vedevo scrivere proprio. No? Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma nella stessa via che dovrebbe essere via Macmahon, se non esatto, ricordo male, esatto. c'è anche un giardino dedicato a Gianluigi. Adesso Bolle. sì, da qualche anno la sezione di quartiere insieme al comune ha creato un giardino. Una statua mm. è stata innalzata a spese di Giorgio, il figlio minore di Gianluigi. Ah. E questa statua è stata distrutta in giro di un anno dei ragazzini, ma non perché oh. l'hanno vandalizzata I papà li mettevano sopra cavalcioni per giocare, e chiaramente sì. poi è stata restaurata di nuovo. Speriamo che non... Adesso speriamo che non tengano d'occhio. Sì, c'è un piccolo giardino, c'è un'altra una via dedicata a Bonelli anche in un'altra zona di Milano. Io non sono mai stato, ma a Nord Milano c'è anche lì oh. una serie. Di... Poi a Roma ce n'è pure una via a Roma nella all'Eur credo, c'è so, il quartiere dei fumetti insomma, Gianluigi Bonelli sì, ha qualche sono... piccola cosa dedicata, meriterebbe di più eh? meriterebbe beh, e tu Mauro tra l'altro, a quanto so, hai conosciuto anche le maniere forti di Gianluigi Bonelli intendo la stretta di mano vigorosa insomma, tutte queste, queste cose o che si raccontano o le pistolettate a okay? <ride> <Le pistolettate. ride> salve, però pur sempre... Alla faccia, la questa non la sapevo delle pistolettate, solo del stomaco però della pistolettata... È passato tanto tempo, mi ricordo che in un una festa del ginnasio, allora noi avevamo usato lo studio come eh, luogo per le feste e lui è arrivato e, e mi ha preso di mira e ha cominciato a sparare. Cioè, ha sparato un colpo, ecco, ma per simpatia, cioè, dire, me per simpatia. <ride> Una simpatia e un cioè, po' verace, un po', un diciamo po forte. Diciamo così, sì, sì, certo. Ma... Beh, insomma, lui era Tex, quindi l'ha esatto. detto lui stesso, cioè nel senso è, è, è risaputo, quindi è un onore in realtà essere sparati da Tex, guarda certo, non solo, ma anche di come, come raccontava anche Ticci, è capitato anche a me, lui era più grandicello, Ticci era novizio nel fumetto, io invece ero sempre lì, avevo 13 anni, credo. E sul sì. lago di Como, sulla sua barca Tex Wheeler, mi ha insegnato a tirare a, con la pistola, con la Colt 45 ai barattoli. Eh, io mi immagino, lo usando la Colt 45, ma era un'automatica, non, non esatto, ricordo più, no, nella beh. mia memoria sai che un po' le cose si deformano. però in effetti ho sparato, ma non mi immaginavo che ci fosse un tale rinculo, per cui ho sparato <ride> verso il cielo per la verità. E quelli erano proiettili veri, era il <ride> <ride> lui ma mi colpiva. E' un western praticamente. Eh. <ride> Cioè. Non sembra tanto ecologico adesso, però, sai, all'epoca non si pensava tanto Vabbè, a questi ovvio, dettagli. Me... Però... Erano altri tempi, mettiamo. È un tempo. aneddoto che ha raccontato anche Ticci perché è capitato anche lui, era presente Sergio, e quindi Sergio cioè. alzava gli occhi al cielo e diceva che è mio padre, che ci posso fare? Sergio era molto <ride> Di diplomatico, te, te, te. invece stava attento a tante cose, era circospetto, e suo padre era completamente diverso. Meraviglioso davvero. Allora, io, però, non perché non voglia, anche perché ho amato, anzi, ne approfitto anche per, per dirlo agli altri che ci stanno ascoltando: che eh, hai appena concluso una bellissima saga su Tex: mi esprimo in termini proprio anticritico quindi do un mio parere personale. Eh, la saga nuova di Nefisto, insomma, in sette numeri, bellissima, quindi consiglio di recuperarla. Ma ehm, prendo un attimo piede da lì per arrivare un po' più vicino ad Ampir, ma non ancora ad Ampir. Ma al Boselli che scrive horror, perché eh, Mauro tu hai scritto chiaramente anche per Zagor, che ha una componente horror abbastanza importante. Sì. Eh, ecco, come ti sei avvicinato all'horror in Bonelli prima di arrivare ad Ampir? Qual è stato il tuo percorso in questo senso? Beh, innanzitutto Mephisto non l'avevo mai toccato e non, dirò, non so se questa storia è bellissima. Sicuramente è una storia importante e indispensabile, perché vent'anni fa la storia scritta da inizi con Villa Lasciava le cose un po' in sospeso, mi mm, fissero il piede libero. Quindi io ho scritto due storie. La prima è venuta. Ho avuto un'ispirazione. Quindi ho scritto questa storia di San Francisco insieme ai Cestari. Questa è veramente una storia gotica horror. La seconda storia, invece, è fatta con Civitelli, è semplicemente una storia di mestiere che voleva ri riannodare alcuni fili lasciati slegati, rivedere alcuni vecchi personaggi di Luigi Bonelli e omaggiarli, tipo Padma, il grande certo. lama tibetano, un personaggio straordinario che è comparso. In una storia sola, che aveva una certa ambiguità di fondo, e quindi volevo raccontare questa storia, ma non so se è propriamente horror, è un genere a sé il genere di Mefisto. Invece, sì. per quanto riguarda l'horror, chiaramente è il mio genere preferito, insieme al western, forse di più. E, ah. mh, beh, eh, ho sempre letto horror e, um, e fantasmi. Dicevamo prima, in una conversazione tra di noi, parlando della biblioteca qui, che ho diversi scrittori solo di ghost stories anglosassoni. E, e, e ho anche, beh, sai che io avevo fatto il manuale del cacciatore di fantasmi. per uh, Sì, questo lo, lo, non l'ho mai letto però. In non quel ho periodo mi rompevano le balle anche quello del Costanzo Show. Pensavano che io fossi uno di quei matti che va effettivamente, che crede nei fantasmi. Volevano invitarmi, ho sempre rifiutato. un Stunter, no, effettivamente lo facevo. Da, ah, in giovane cioè. età, diciamo, andavo in giro per il mondo, Islanda, Scozia, eccetera. Nei posti dove c'erano delle case infestate, io ci dormivo. Non è mai capitato quasi niente, quasi niente. Qualcosa è capitato che potrei farti paura solo a raccontarla in, per il modo in cui la metto giù, non perché in effetti. Beh, ma se vuoi raccontarla, eh, io sono no, ben lieto. Eh. Non è il caso. Comunque voglio dire: ah, questa okay. passione <ride> per loro ce l'avevo. E in Zagor effettivamente, anche se abbiamo cominciato con Burattini all'epoca a scrivere queste mm. storie nuove di Zagor per rilanciare il personaggio puntando sulla grande avventura, l'avventura epica la Stevenson a Jack London, no? Certo. Però abbiamo inserito anche in particolare. Alcune storie horror come quelle fatte con Andreucci, eh, Il terrore dal mare, per esempio, che già dal titolo sì. può fa, evoca William Hope Hodgson, che è un grandissimo autore misconosciuto, oppure H.P. Lovecraft, naturalmente. No? Per Chiaro. cui eh, ho tirato fuori, ho inserito in Zagor questi autori di Weird Tales del primo novecento americani, l'horror mm. pulp. No? pulp. Ho, inserito sì, ho, ho inserito Howard, uno dei personaggi nuovi che abbiamo inventato, Kane. Anche dal nome, anche se è scritto diversamente, ispirato al Solomon Kane di Robert Howard, naturalmente, per cui l'autore certo. di Conan. No? E quindi ecco che l'horror è un horror un po, pulp, un po' pulp, un po' avventuroso quello di Zagor. Deve essere, non deve essere mai greve, non deve essere mai esagerato, secondo me. Quello di Tex è molto, molto diverso. Ho fatto le puntatine con dei delicati fantasmi, in una storia che si chiamava Colorado Bell, oppure. Una storia vagamente fantascientifica ispirata al colore venuto dallo spazio di Lovecraft per text insieme a Letteri, insomma, qualche cosa l'avevo fatta. Beh, c'è anche lo speciale rimanendo... text killer numero uno, che è una storia di fantasmi, no? Sì, sì, hai ragione. Questo è recente, però eh? tu sì. mi parlavi sì, sì, delle sì. origini. Sì, questo è molto recente, eh, sì, è vero, sono delle ghost stories. Ehm, così, un giochino, ma mh, ho sempre desiderato, però, fare qualcosa di. Eh, di più, Quindi, in realtà, non era scontato che la nostra serie, la serie che io e Colombo avremmo proposto, sarebbe stata per forza un horror. E, in effetti, non è un horror a tutto tondo, perché è un horror fantastico, è un horror avventuroso, certo. se vogliamo. No? Ha delle Chiaro. storie molto crude, molto horror, altre, su, altre perturbanti, altre di pura azione, e varia, come in tutte certo. le, 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 le collane Bonelli. Però, diciamo che una delle opzioni era quella. E, mh, per dire come nato Dampier per chi ancora non lo sapesse, ma adesso se lo sentirà dire in tutte le salse, visto che in questi giorni esce anche il libro delle prime storie con Repubblica no? poi Cristo. il film, eccetera scrivendo un altro manuale per Dylan Dog um, al manacco di Dylan Dog che non era più di fantasmi abbiamo, che possiamo fare adesso? Ah. Facciamo il manuale del vampirologo Giusto. e allora studiando il manuale del vampirologo ho scoperto questi, questi testi di Uh, Vukanovic, Vukanovic, come vuoi mm. chiamarlo, che era un uh, folclorista slavo, il quale ha studiato il vampirismo slavo, perché è lì è nata la leggenda del vampiro, è nata nell'ex Jugoslavia, no? nel Settecento. Certo. Quello, il vampiro moderno, non, se non per rampellare delle, delle strighe sì, uh, romane, dell o de, 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 delle brugias eccetera, eccetera, ma, eh, o di Lilith, ma Lilith, non di Tex te, Lilith, di certo. eh, Babilonia <ride> Ma il vampirismo moderno nasce lì e nasce lì anche la figura del Dampir, che è praticamente, per alcune popolazioni dei Balcani, uh, il figlio di un vampiro in grado di uccidere il suo stesso padre. Poi la mitologia che abbiamo creato è puramente roba nostra, non mi sembra di da queste due righe, punto. Non... Ah, e dal fatto che nei libri di vi si parlava dei, 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 di questo mestiere dimenticato, no? sì. uh, il, il Dampir, che era semplicemente uno che andava in giro per i villaggi, esorcizzare i cimiteri o le case per dire qui il vampiro non torna più, ci sono stato io, ho detto la mia litania, datemi in cambio un pollo oppure un salame e sono contento così. Questo facevano i dampir. Certo. Um, un altro vecchio sì, dimenticato, per esempio che ho, che ho inserito in dampir io e poi è diventato famosissimo, prima che lo facessi io non ne parlava nessuno, sono le acabadora sarde, tutte mm. si erano dimenticate, erano sono le, le terminatrici, le chiamate così, no? quelle che uccidono, certo. fanno l'eutanasia. In Sardegna, i vecchi che facevano, ed è una cosa storica. Per esempio, a piace ritrovare è... queste cose dimenticate da di inserire nel Cioè, Dampir è davvero internazionale, no? Perché tocca un po' tutto, tutto il mondo, nel senso che Dampir viaggia, non è sempre fisso, cioè non è come per dire, mh, nel senso, Zagor che magari è più vincolato a un luogo, certo. anche se poi viaggia anche il Dog, che anche... non ama neanche prendere l'aereo. Il però... Dog ha una via, neanche <ride> qua. Dicma, tutto arriva a Londra o a Darkwood nelle loro storie. Tra l'altro anche test... Dampier arriva a Londra. Per sì, anche suo. Dampier, eh, perché andando dappertutto, capito? non può mancare Londra, perché è una città tipica del, del, dei fantasmi e del mistero, Esverso. chiaramente. Quindi Esverica lui c'è stato e, e c'è anche il ciclo ho una, domanda, ho una domanda per te, nel senso, vabbè, la storia di, della, dei, dei primi inizi di Dampier è un po' burrascosa, no? che doveva andare su zona X, se ho capito bene, poi però è diventata una serie, quella ok, però... Io ho una domanda nel senso, mh, so, ho saputo, poi magari è sbagliato, smentiscimi, che eh, Bonelli in generale, Sergio Bonelli, è, è sempre stato abbastanza contrario no? alle saghe, alle serie, anzi, che avessero una continuity troppo serrata. Quindi ecco, come è nato proprio Dampire, nel senso anche un collo il colloquio che tu hai dovuto intrattenere con Sergio per convincerlo, per fare in modo che Dampire esistesse con quella continuity lì? Beh, in realtà non ne ho detto, ma, ma non è questo il punto. <ride> Eh, non è vero questo è esattamente perché la storia del West che lui ha creato con Gino D'Antonio è la storia con più continuity serrata che io possa immaginare questo è vero effettivamente e Ken Parker idem ha la continuity quindi non, è, non, non mi risulta questa cosa che tu dici no. lui semmai raccontare le miniserie e quando ho avuto effettivamente delle dif difficoltà in casa editrice però non sto a dire le politiche interne perché non finiremmo più essendo io ehm um, non lo so qual è il motivo mettiamo che fosse perché volevano che facessi i text non è vero neanche questo no. però eh, ho avuto degli ostacoli però Sergio è stato di grande aiuto perché beh, è il direttore di Rai però lui è molto democratico quindi lasciava parlare il gruppo dirigente no? certo. e mm, abbiamo avuto degli intoppi e a un certo punto sembrava che neanche la miniserie dovesse partire ah. e, mm, nel momento clou Uh, di pochi secondi, in cui abbiamo dovuto decidere il destino di Dri, ho detto: Vabbè, non è che possiamo fare solamente due numeri: la prima storia perché abbiamo già altre tre, quattro storie uh, finite e altre iniziate, facciamo una miniserie e ho detto okay. la parola magica, e, e, e Sergio ha detto: 'No, una miniserie! No, facciamo una serie. E quindi improvvisamente la macchina è partita. E in un anno circa noi abbiamo pubblicato la serie dopo questo momento eh, clou quindi eh, Sergio ehm, con il suo solito tono burbero senza neanche guardare meglio che ha deciso il futuro della nostra creatura. Insomma. E quanto doveva essere nel, nella tua idea una miniserie di Dampier teoricamente? Eh? L'idea è 12 numeri. Ah un anno praticamente un'annualità. Sì. sì ma l'avremmo fatta uscire su Zona X per cui doveva uscire ogni 2-3 mesi. Sì. Certo, ma meglio così, eh, per carità. Non... In realtà noi avevamo pre preparato degli spunti per diverse miniserie, quindi non solo quella di Dambier, ma altre miniserie. C'era una miniserie ah, celtica, sì. ehm, con delle spie, e dei, però degli elementi celtici, no? i vari certo. popoli, i Tuatha de Danann, eccetera, eccetera. Niente di praticamente originale. C'era una miniserie di fantascienza, una lotta planetaria, eccetera, eccetera. E c'era quella degli angeli e dei demoni. Che poi è confluita, immagino, è confluita in, in uh, magia. Sì. È confluita in Dampier, sì. E infatti, le due serie sono fuse insieme in questo mondo. Per cui ma, i, allora... i nemici di Dampier non sono solo i vampiri, ma anche i demoni dell'altra dell parte, che sarebbe mm. questa potenza multi, de, del multiverso, questa quindi multidimensionale. Certo. Che da noi viene conosciuta come in, Inferno. Chiaro. Allora, io adesso a questo punto però mi viene, mi viene logica una domanda che è stata anche una domanda che ho letto un po' in giro nei, nei vari social. Cioè, come si è passati da di fatto questa serie che a me piace tantissimo perché Dampir ne, ne sono appassionato... Ad avere un film perché insomma, diciamo che da un esterno, un lettore tipo, avrebbe immaginato magari più un film legato a un personaggio storico settantennale, magari Tex, no, perché è in intimamente western ed è un genere un po' demodé, però anche solo Dylan Dog, Martin Mister. Invece è uscito un film su Dampir, cioè, come è stata presa questa, questa decisione? Cioè secondo me sì. Dampire è molto cinematografico, quindi è un'ottima idea, però... Innanzitutto anche proposte su Dampire erano già arrivate durante ancora la vita di Sergio Bonelli. Ah. Era arrivata una proposta per girare un film sul primo numero, che è cioè esattamente quello che stiamo facendo ora, sì. e, e un'altra proposta per girare invece un film dalla storia sarda alle terminatrici, quella di cui sì. a cui abbiamo parlato prima sulle HBDORAS, che è una buona storia in effetti, anche grazie ai disegni di Maio. E in entrambi i casi abbiamo, Bonelli ha deciso lui non abbiamo preso in considerazione perché l'offerta per esempio dell'opzione era troppo poco quindi lui ha detto, beh, questa è miserabile questa offerta, quindi ha pensato dietro non c'è una struttura, insomma poi non eravamo pronti neanche mentalmente lui non, non vedeva di buon occhio questa cosa ma per dire, l'interesse cinematografico di Danfier c'era poi non so per le altre serie mm, non ah. credo siano mai arrivate offerte per Mister No, chiaramente per Zago neanche Forse per Texas, sicuramente, sicuramente Texas è stato chiesto, di Landog è stato chiesto, ma dei fumetti minori di sicuro erano arrivati a per Dampi. Quindi vuol dire l'interesse c'era. Poi la, la faccenda è spiegabilissima. cioè io sono il direttore di diritti insieme a Colombo. Io e Colombo abbiamo ceduto i diritti a Sergio Bonelli, editore, e quindi il film si può fare. Altri non l'hanno fatto, altri hanno magari contrattato, ah. hanno chiesto, non lo so. Tutto è magari in alto mare, si farà, però eh, è più facile così, no? Il personaggio non è così. Ehm, importante Licorato. da non poter ehm, diciamo per, non ho chiesto niente per i diritti semplicemente i diritti sono i diritti cinematografici ora eh, sono di Sergio Buona Editore quindi è più facile eh, agire ah ok ma quando è arrivata la, la richiesta quindi no è stato scelto anche riccardo Chemello come, come regista e, e quant'altro ecco mh, come sono proceduti i lavori cioè come funziona trasformare un fumetto in un film Ecco, lì come dicevamo, non avendo... Io come voce in capitolo c'era solo come rappresentante della casa editrice, non come autore, no? quindi potevano anche dire tu non c'entri niente, facciamo meno. Però la casa editrice ha deciso di esserci, è produttrice e certo. è, è supervede il lavoro. Quindi essendo il personaggio mio, chiaramente mi hanno affidato in parte l'incarico di supervedere io e, ehm, e, una, e quello che si occupa all'interno della casa editrice della produzione, cioè Vincenzo Sarno. Quindi noi abbiamo certo. lui in particolare fisicamente... Eh, è andato anche sul posto durante le riprese, insomma, no, e teneva in contatti tra me e gli altri sceneggiatori. Dopodiché, io ho scritto il trattamento, non era difficile, ho preso i primi due numeri, li ho modificati, li ho ridotti, li ho assemblati, eh, ho cambiato le cose, ho scritto proprio un trattamento cinematografico. No? C'erano anche le scene, però devo per dire, poi in mano ai tre sceneggiatori, la cosa è cambiata e di molto eh? ci ha messo a mano anche i produttori, eccetera, eccetera. Il regista di allora, che non è più quello di adesso, ma non si. Ti... Ah. Cioè è, è, durato, è durato qualche tempo. Um, ci sono state delle prove, c'è stato anche un trailer che non vedrete mai, di cui Colombo ha, creato, ha, ha, ha poi fatto il montaggio definitivo. Um, sì. e, ma questo è stato anche per sondare il terreno, per vedere se la cosa interessava. Um, per cui, dopo molte riunioni, molte, molte, molte riunioni, le riunioni si fanno, cioè, il film si fa così, è piuttosto difficile, bisogna mettere in testa, d'accordo, diverse teste. Il, il, la sceneggiatura era un po' cambiata ri, rispetto al soggetto originario. Sì. Eh, a questo punto, invece, quello che abbiamo fatto verso la fine, in particolare con UZEO, è stato di riportare tutto al soggetto originario. Mm. Per cui, a parte alcuni tagli poi richiesti dal regista o dalla produzione, non ho idea e che ho scoperto solo a fin compiuto praticamente il, la sceneggiatura è quella che avevo ideato insieme a loro <ride> all'epoca, certo. cioè, insieme a Colombo, eccetera. eccetera si è tornati alle origini, praticamente. Certo, per fortuna, no? Ma questo era l'intento anche della casa editrice, di mantenere il controllo sul personaggio in modo che non cambiasse, e in questo caso anche sulla trama. E quindi, a parte alcune scelte che poi d'azione, che sono state decise in mano sul momento, che posso condividere o meno, ma che funzionano, perché poi chi fa il film fisicamente può decidere se una cosa immaginata funziona o no. Beh, tu immagini, capito, Quindi sono totalmente consapevole di questo. È come quando cambio stiamo discutendo recentemente il forum di texti quando si cambiano delle sfumature in una storia di Gianluigi Bonelli per scrivere una storia di Tex Wheeler eccetera è mm. necessario è la traduzione in un'altra un storia quindi si cambia no è diverso beh quindi, lì direi che non, non nulla è sacro, film, no? Forza, sei... per forza bisogna cambiare l'importante è non buttare via il bambino con l'acqua calda ma no assolutamente poi se non si snatura il personaggio comunque certo. voglio dire alla, alla fine è quello tu il film l'hai già visto hai già potuto vederlo l'ho visto nell'estate del 2021 Ah, cioè, quindi <ride> è passato anche de del tempo, quindi... c'è cioè... eh, quando... stato il Covid e questo ci ha... E eh, immagino. È normalmente <ride> sì. ritardato, alcuni film non sono usciti, poi avremmo potuto uscire anche noi uh, all'epoca in cui è uscito Diabolica, abbiamo preferito aspettare, tutto il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no, nel senso che, certo. voglio dire, a parte che usciva anche Diabolica, non avevamo fretta, volevamo sondare, una... e poi così è stato curato attentamente il doppiaggio, perché la versione che ho visto ieri era quella inglese, Mm, quella certo. girata, non, non dico impresa diretta, già una versione inglese praticamente commercializzabile. Non so se esiste o se la, far, se la, se, se la venderanno così o se la cambieranno, però era perfetta. Ah. Poi, poi mh, era già perfetta. Quindi quello che ho visto io dovrebbe essere quello che vedrò tra qualche giorno nella versione italiana. Quindi possiamo dire che sei rimasto soddisfatto? Cioè, nel senso, la trasposizione ha funzionato. Secondo te, vabbè, ovvio che insomma. non Sì, devo... certo. Soprattutto la parte di Jorvolak, che poi è la gran parte mm -hmm. del film e la parte diciamo in presa diretta di Arlan, Curia, Tesla contro Gorka, Yuri e queste cose qua certo. mi sono piaciute molto. Beh, gli attori sembrano molto giusti nel senso, sì, vi... direi sì. di sì, sì. sì. Ma eh, allora, visto che eh, abbiamo parlato un attimo di cinema, no? quindi siamo arrivati più anche nel mio territorio per certi aspetti, ehm, vorrei un attimo capire anche da te se proprio nella creazione di Dampir eh, hai avuto qualche ehm, film che ti ha aiutato, qualche film che ti ha ispirato, qualche saga cinematografica, qualcosa di cui ci vuoi parlare, insomma? Beh, um, sai che beh, per, per una... cioè la creazione di Dampir... Della intera saga, la biblioteca qui dietro non è sufficiente, ce ne sono molte altre che hanno concorso alla creazione, oltre ai miei sogni e ai viaggi e tutte le altre cose mante che vengono in mente. Ma per quanto riguarda Dampier, a parte queste due righe sul, da, sul Dampier che abbiamo letto io Colombo in questo libro, e al fatto che c'era la guerra nell'ex jugoslavia che ci impressionava molto, e al fatto che avevamo visto il famoso libro La Fortezza che parlava di soldati contro i vampiri. E poi abbiamo visto Ralph in Strange Days che non c'entra niente, ma ci piaceva il personaggio, e infatti, abbiamo immaginato Arlan con le fattezze di um, Ralph Fiennes in quel film. Mm. E il fatto che ci piacevano i vampiri uh, tosti e, e duri e di Carpenter e soci, e non quelli. Vestiti di velluto eh, che andavano di moda in quel periodo, della signora di cui non ricordo il nome, ma anche di cui che ha fatto i. Abbiamo film. capito, temo. Eh, esatto, Enrise. e eccetera, eccetera, oppure altri ancora che pure ho letto, ma mi sono annoiato molto. E, mh, e che altro dire? Sicuramente c'è altro ancora da dire, ma me lo sono nel frattempo dimenticato. Ma insomma, tutte queste cose hanno contribuito a creare. C'è stata anche la serendipità di avere Maio, mm. il quale Maio. Ha riversato dentro i primi numeri di, Ampere, di, di Dampier il meglio che, aveva, che era arrivato a creare in Hammer, no? per cui c'è cioè, oh, perfino una vaghissima somiglianza di personaggi, ma è casuale il fatto che avevamo quel, quel, quel disegnatore lì, ma noi abbiamo creato i personaggi in modo eh, come Geppetto crea Pinocchio, cioè senza neanche saperlo. Cioè, un pezzo di legno diventa Pinocchio, noi abbiamo messo dentro un soldato, abbiamo messo una vampira e sono diventati i coprotagonisti. Non è che li avevamo studiati prima, sono venuti così. Beh, però eh, tu, Mauro, adesso, io, vabbè, da, da lettore, insomma, ehm, noto nelle tue storie un certo gusto anche nell'inserire comunque personaggi femminili molto forti, molto importanti. Ed era una cosa che nella vecchissima Bonelli, chiaramente non, non era usuale, anche perché era un prodotto, magari, pensato più per un pubblico maschile talvolta, no? Ma mh, questo lo prendi magari anche da. Da altri fumetti, da altre opere, nel senso ad esempio, io so che nel fumetto francese eh, ci sono molte donne forti. Mi viene in mente anche soltanto Asterix, in cui non le mandano certamente a dire, ecco le donne di Asterix, non mi vengono in mente che la, la pescivendola, no? Chi, chi è? La ma sì, no, no no, anche copi... no, no, intendo anche nei ruoli, no, intendo proprio nei ruoli anche secondari. Non... cioè, Sono sempre personaggi forti. Allora non ti non dirò, mai... eh, in realtà, i personaggi femminili all'interno della Bonelli, se vuoi, c'è un debito, ma non un debito personale di lettore, perché lì basterebbe leggere. I, i romanzi per trovare i personaggi femminili o vedere dei film importanti, ma eh, un debito di evoluzione che ha permesso poi di fare anche da o di altri, altri lavori così di, di convincimento da una parte della casa editrice, dell'editore, c'è cioè dall'altra del pubblico. Beh, I battistrada sono stati di D'Antonio e Verardi sicuramente, che, che annovero tranquillamente tra i miei maestri. D'Antonio sicuramente ha avuto ancora più influenza insieme a Gianluigi Bonelli e ad altri autori stranieri, tipo Charlie E. oppure, um, dicevamo prima, Milton Caniff di Terri sì. Pirati, perché li ho letti da bambino. E, e, non, e non escluderei Karl Barks e Romano Scarpa nell'ambito disneyano, che hanno scritto per la storia d'avventura, eccetera, certo. eccetera. Ma, ehm, ma ci metto anche Berardi, che avendolo però letto già da adulto, chiaramente di, di lui ha semplicemente rubato la tecnica in parte in certi casi. No? E parlo del Berardi di Ken Parker, eh? esatto. quella eh. di Giulia è molto diversa interessante, ma è un'altra cosa. Un è, cosa. È un cosa. E allora vedi che già in Ken Parker o nella storia del West eh, ci sono dei personaggi femminili notevoli come Belinda Lee, per esempio, che si chiama così, l'amica la, 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 di. Di, di Adams eh, in Storia del West, beh comunque, Belinda, di... sì, è però Belinda. Adesso amm metto che non me lo ricordo. Sì, è Belinda è disegnata meravigliosamente da Tarquinio ed Antonio stesso. Era un personaggio straordinario, oppure ci sono i personaggi Ada, no? la nera di Ken Parker, oppure Patrick certo. Shane, insomma, personaggi femminili straordinari. E, mh, quindi il terreno era... Cioè, non è che noi abbiamo inventato personaggi femminili no, particolari, vabbè, eh, però... ci sono le... Cioè, non sono neanche del tutto umani no? i nostri personaggi femminili, sono in genere vampire, come Amber Tremaine, eh, la maestra della notte dei capelli rossi, pure Araxe, no? Eh, claro. E poi c'è Tesla ovviamente, che, che come ha detto la, in un'intervista l'attrice Frida Gustafson, a lei piace perché è badass, cioè badass, no? <ride> tu per, i, per chi non sa l'inglese. Chi non ha letto Dampir non, non può capirlo, ma è Tesla è proprio forse l'archetipo la, del Bedas in tutti eh. i sensi. Ma eh, a proposito di questo, perché eh, mi aspettavo. Eh, mi aspettavo a, a Lucca o in generale che sarebbe arrivata magari una ristampa eh, della saga eh, di, di Dampir. C'è qualcosa nell'aria? Si pensa che si potrebbe fare in futuro? Ma sai, purtroppo la contingenza della, della mancanza della carta dovuta alla guerra, questo si può dire, è, Beh, certo. è, sicuramente non ha non giocato a nostro favore. E anche il fatto che la, la, la scoperta della data effettiva di uscita non è stata tanto... Uh, prematura, insomma, l'abbiamo saputo alla ah, fine dell'estate per, per cui non c'era più il tempo di organizzarlo. Io devo dire che sono rimasto un po' male, però non, non sono io a prendo queste decisioni. Comunque appunto ci sono dei dati, uh, contingenti purtroppo irrimediabili. Eh beh beh comunque Infatti... diciamo che l'idea potrebbe esserci cioè, ecco mettiamo la io ovviamente ci credo dovrei anche dirci gli altri però no no vabbè ci mancherebbe altro no beh, io adesso lo dico anche perché ad esempio eh, nell'ultima grande ristampa che hanno fatto che è quella forse di Mister No che sta ancora uscendo molto bella tra l'altro eh, a, a colori ecco una cosa così su Dampir sarebbe secondo me bellissima ecco. sì, io direi, magari... i colori non ce lo metterei però mm, vabbè però una ristampa non anche solo dici. in formato grosso, qualcosa di sì, eh, Beh, adesso quando vedrai i primi due numeri, non ce l'ho qui con me, l'ho lasciato in ufficio, del, che esce tra tre giorni con la Gazzetta. Beh, è veramente che... un bel volume. Quindi, quando l'ho visto, ho detto: Peccato che non siamo andati avanti, almeno abbiamo fatto una decina, una, una dozzina. Così. Eh, eh, era, era, era previsto, te lo posso dire. Era previsto, c'era mm. quasi una promessa, poi non si è fatto perché, per i motivi che ti ho detto. Peccato davvero perché sarebbe stato un, uh, un colpaccio eh, so, anche mm, vabbè. Però da, da lettore l'avrei rilette perché <ride> vederli in grande chiaramente. La sempre... gente non capisce fuori, noi non stiamo aumentando i prezzi per il momento, però hanno sempre paura che aumentiamo i prezzi. hanno han pensato che i, le 16. Invece di eh, nessuno ha detto ah, che bello! Hanno messo 16 pagine in più nell'ultimo numero mi è fisso. Nessuno non è che dicono di dire grazie, no? Però è stata una mia idea, l'editore ha detto di sì, c'è cioè, la di tasca sua. Eh, 16 certo. pagine in più, ehm, meglio che niente, no? Meglio che un calcio tra i si Suol dire a, a Però, ha fatto, nessuno ha notato, invece eh. si lamentano sempre di un aumento dei prezzi che ancora non arriva. Eppure sarebbe necessario perché la carta è aumentata del 30% negli ultimi 6 mesi. Eh, oh, e, un... e, un... e io ho varato questa serie, Le grandi storie Bonelli, in cui dovevamo mettere delle storie lunghe. E adesso, ehm, per fortuna, va bene, eh, sta andando bene. Mm. ma eh, non, mi è stato chiesto di non mettere storie di 400 pagine ma un po' più eh brevi perché veramente la carta in questo momento eh, ma non è soltanto che costa, scarseggia è per cui bisogna tomare, anche misurare però. le proprie uscite eh, e, e noi come vedi usciamo sempre ogni mese, non è che abbiamo tagliato niente però stiamo cercando di non fare errori di valutazione per esempio ah, ci ecco, sono anche dei libri, no? è mm. dei libri abbiamo fatto la ristampa del Dampier Color c'è cioè la ristampa di text incontra Zagor però cioè. Usciranno altri libri, però anche non bisogna inflazionare il mercato. Beh, diciamo che magari quelli erano anche più papabili per Lucca, banalmente. Certo, penso esattamente, io, esattamente. Mm, però ecco, per quanto riguarda la distampa di Dampiri, ci spero sempre, voglio dire. Anch'io, eh, <ride> da vabbè. lettore, chiaramente. Anche perché mi chiedo, uno che vede... Cioè, mi ricordo, quando è uscito... Quando è arrivata la proposta del primo film, erano... Um, negli anni a metà del, del 2000, 2004 cioè erano usciti 50 numeri, non so, 40 numeri, e gli, gli autori sono venuti a proporre l'episodio. Um, certo. Alcuni di loro non avevano letto i numeri seguenti ancora, ah. e sono innamorati della prima storia, che effettivamente, come dico sempre, Beh. è già un film, no? Ed certo. è compatta, non ha... Quindi mi si domanda, ma dopo che succederà mai? Che succederà? Eh, eh, effettivamente, non, non si è la, la cosa. Secondo me la cosa che poteva essere croce delizia della serie, cioè eh, giusto ma anche sbagliato, perché molti hanno detto vabbè, è tutto qua, ok, che cazzo vado davanti a fare? Scusate la parola, tanto ormai Mastelloni l'ha già detta 30 anni fa alla, alla TV. E, um, um, ma in realtà è appunto questo il bello, cioè non si sa dove andrà a parare e, e, e va a parare in mille modi in, inimmaginabili, voglio dire, quello che succede dopo, chi legge i primi 10-20 numeri non ne ha idea. Assolutamente è, è piuttosto variegata, no? È anche imprevedibile da certi punti di vista. Anche quindi... perché io leggo, leggendo anche gli speciali, ad esempio, i cambi di rotta sono costanti. Mi, mi immagino, ad esempio, quella che è forse una delle mie storie preferite di Dampir, che è Il Viaggio dei Folli, che è uno speciale sì. per dire, ma dove Dampir non c'è neanche, nel senso c'è, ma, ma non c'è. Ed è una storia completamente diversa da, dalle prime due. Per certo. Il Viaggio no? di follia è una storia di Caleb Lost e, per esempio, un'altra storia bella dello speciale, la mia preferita in realtà è eh, quella che parla del ponte di Mostar, perché parla del ah, passato bellissima. dei vari personaggi. C'è cioè Yuri, c'è cioè Tesla, c'è. Cioè di, di, è... di Bertolini, se non sbaglio. Sì, di Bertolini, di Bar Bartolini, eh, Bartolini, Fabio Bartolini, non confondersi con Max Bertolini, che è un tre di Nathanella. Assolutamente. E Fabio Bartolini, sì. E, beh, sì. Quella è una storia anche lì basata sulla storia. Certo, eh, certo, sulla storia certo. cioè la storia con la S maiuscola intendo gli episodi storici della Jugoslavia o, certo. o della, comunque della Turchia la Serbia tutte queste cose e mh, gli Aiduk i banditi poi mh, certo. tra l'altro storia cardia nella Jugoslavia del, del periodo assolutamente, di... assolutamente. quindi eh, è chiaro che lì si torna un po' alla storia dei primi numeri in, in, uh, nella storia che tu hai citato invece si parla della crociera dei ragazzi certo. uh, un'altra storia di sempre degli speciali parla di Dracula il, te il parco tematico dei vampiri ma lì mm. siamo ancora diciamo nella però ecco quello che uno non può immaginare è che c'è addirittura un sottociclo arturiano in, in Dampier perché è il primo Dampier della storia Tagliasin, nella mia, mia fantasia Tagliasin es esistito veramente era un poeta celtico ehm, di epoca arturiana eh, è il primo Dampier della storia quindi abbiamo un sottotesto arturiano Talmente complesso che per andare avanti, lo sto facendo in questo momento, io devo sempre andare a mettere le mani ai radi capelli che mi rimangono, e vado a rileggermi tutto quello che ho scritto per non fare errori, perché c'è veramente un intreccio di personaggi spaventoso. Compiango i lettori che, che lo stanno seguendo, che l'hanno seguito, alcuni è piaciuto persino. <ride> Vabbè, e, uh, secondo il mio intento, anche se non so se mi, manca, se mi dureranno le forze mie e dei pochi disegnatori che mi rimangono, per non dire dei sceneggiatori che sono scappati tutti. Um, questo dovrebbe succede. portare verso il numero 300 una sorpresa, sorpresa, diciamo una sorpresa per me, che sono un arturiano abbastanza importante. Quindi è una comparsa incredibile nella serie di Dante, è okay, un, un, un nuovo nello personaggio, stadio. esatto? Ma allora, e... io in realtà eh, mi è venuto in mente adesso e lo dico eh, semplicemente perché magari chi ci sta ascoltando, che tra l'altro ci salutano, io adesso non li ho messi, ragazzi. Ma eh, ciao, qua addirittura Mauro. Eh, è una leggenda vivente della Sergio Bonelli Editore, eh, insomma. Eh, complimenti a Boselli per tutto il lavoro su eh sì. Insomma, siete tantissimi a scrivere. Io, chiaramente, adesso non, non ho messo tutti i commenti, perdonatemi. Però ecco, per chi volesse leggere eh, Dampir è uscita da pochissimo una bellissima saga in, in quattro numeri, intitolata proprio Dampir Le Origini. no? che Ripercorre, no, Mauro, tutta la. potremmo dire gli avvenimenti ecco, più vedi, importanti, no? Questa dimostrazione che siano stati colti impreparati l'uscita del film. Non l'abbiamo programmata bene perché c'è stato il Covid, Abbiamo avuto. che questa avrebbe dovuto uscire in contemporanea con il film. Per cui, ah. però, fu fuori rimandarla, ha detto facciamola uscire perché non ho più, non so più come riempire i buchi della serie. quindi qui è uscita in primavera, avrebbe dovuto usci uscire in contemporanea con il film. Però, vabbè, mh, non è da così però, importante, no? Baccia. casualmente adesso mi dico ci sono due storie di cui non mi vergogno per cui c'è uno speciale che, ehm, che parla del giovane Dampier, perché ci sono tre Dampier nella, nella storia del, del nostro fumetto Tagliasin, il Dampier dell'epoca di Re Artù certo. eh, Arlan Draca, eh, nato da Draca e un secondo Dampier nato sempre da Lord Mordan, questo ne ha fatti due lui eh, perché non era cattivissimo e, e si è innamorato di nuovo eccetera, eccetera, che è ancora un bambino per cui Charles, si chiama Charles come il re c'è uh, è il piccolo Dampir. E ha la sua prima avventura questo mese nello speciale Dampir che si chiama Il Giovane Dampir. Tra l'altro, storia che i Dampiriani aspettavano, uh, cioè, tantissimo, nel senso che non io l'attendevo personalmente. Perché poi questo personaggio. Beh, insomma, non l'ho ancora e potuto leggere. Tra l'altro, quindi... c'è un colpo di scena alla fine che dà un aggancio a un possibile futuro, come leggerai. Ah. E in questo possibile futuro Chaz incontrerà, oltre al personaggio che, che si vede nel finale, ehm, anche probabilmente gli altri giovani della serie, perché ci sono diversi giovani della serie, c'è cioè mm. un figlio di Kuriak che vive in un'altra dimensione, Oddio. e c'è un figlio di Draca, di Draca, pa, di Draca Segno, il fratello di Arlan di razza aliena che vive pure lui in un'altra dimensione. Quindi ah, si incontreranno questi personaggi, incontreranno probabilmente il personaggio strano che, che, che verrà fuori dal ciclo arturiano e eh, insieme cercheranno, cercheranno, questo è il, dovrebbe essere il tema che ci porta al numero 800, sì. i resti del calderone di Dagda, il Tuata dei calderone della saggezza, con tutta sì. la saggezza dei Maestri della Notte, cioè di Dagda che era il, lo scienziato tra i Maestri della Notte, e che si sono persi. E a questa ricerca concorrono Vassago, il demo delle Cose Perdute, la vampira Zara, vampira di recente creazione ma che si scopre essere stata allieva di Dagda, e altri personaggi, tra cui Araxe di cui abbiamo parlato prima. Quindi La, ci sarà, sarà una corsa di continuity, bella densa di avvenimenti. Sì, ci saranno av avventure in ogni angolo del mondo alla ricerca di questi oggetti e poi ci sarà un'apoteosi un, un finale. Meraviglioso. Allora, io per te, eh, Mauro... Ah, dicevo, gli altri pure... numeri di cui non mi vergogno, che è ah, una doppia storia di Gensenein, l'ha ambientata a Juhal in, in Irlanda. Ma quella nuova? Sì, una Sto? cittadina, una lugubre cittadina, una storia che comincia come una storia di fantasmi e poi trasformarsi in qualcos'altro di più orrendo ancora. E che devo dire: addirittura le scene finali sono quasi intollerabili, secondo me. Ah, scena, scene, le scene finali del numero di tra due giorni, tra tre o quattro eh. giorni. Sono. Eh, aspetta, no, è già uscito quello. Esce il secondo eh. il numero che dicono adesso sono quasi intollerabili. Ah, ok. Sì, effettivamente sono fortissime e chiudono con un cliffhanger, Viene? non, non sì. da poco. Assolutamente, io poi non so perché mi sono fantasia sentito. Fantasia malata, coinvolto. questa ha una fantasia malata. Io mi sono sentito un po' coinvolto perché due giorni prima ho visto il, il Moby Dick di Gregory Peck. Per puro ah, caso, ed è ambientato lì. La, cioè, eh, sì, sì, sì. Non ho ben capito come è stato, è, è stato girato a Hugo La parte che riguarda la partenza del Peck, diciamo sì, sì l'ammaraggio, la, la, la cioè l'inizio la, sì, della la, storia. La partenza, allora, io ho per te ancora giusto due domande, eh, la prima molto semplice e la seconda dove vorrei sentirti un attimo. Comincio dalla più facile, ovvero eh, le copertine dello special resteranno sempre all'attuale illustratore o ehm, tornerai ne a riboldi dalle prossime? No, abbiamo fatto un esperimento, e cioè se non lo farà lui la farà un altro, ma sarà un altro, cioè facciamo delle… ma poi, probabilmente lo farà ancora dal lago, perché no? Mm. Nel senso, volevamo provare un altro copertinista, vedere come funzionava. A me riboldi piace molto, ma dal lago questa copertina mi è piaciuta veramente tantissimo personalmente, dico chiaramente certo. e lui è, una, è un autore un illustratore fantasy un pittore che ti ricordi che abbiamo fatto uno speciale con molti illustratori fantasy di cui sì. eh, Barbieri, Paolo Barbieri eccetera e c'era anche Alberto Dall'Ago eh, si chiamava Il Santo venuto dall'Irlanda dedicato a San Frediano no? per sì. ricollegarci a Lucca. bellissimo, no, stupendo perché insomma è una, è una copertina e lì c'è la Taglias il, il, il Dampier del passato, c'è la Taglias devi andare poi a controllare adesso è complicato, adesso la, la è complicato. <ride> sì sì c'è è complicato <ride> allora senti eh, magari poi le, lo sai già quindi è una domanda a cui non puoi rispondere ma vabbè eh, poniamo il caso che si dovessero fare dovessero fare un altro film di Dampir che storie sceglieresti allora io lo so bisogna vedere se i miei allora abbiamo è detto prima opinione. che le discussioni sono notevoli anche con la gente che alza la voce quando si fa un film cioè cioè io non sono proprio ufficialmente lo story runner o show runner come si dice. Vorrei, no, che, vorrei esserlo, chiederò di esserlo se dovesse oh, il film avesse successo magari dico, beh che, ragazzi fatemi e dire qualcosa qualità. però allora sì l'idea ce l'ho e ovviamente però non, non è che posso dirti tutto ma sarebbe la storia transilvana più degli elementi preghesi. di base ah, okay. va bene No, mi spiace perché mi sarebbe, però giustamente capisco che ci sono degli ostacoli. No, quindi che... la tua posizione, la tua avessimo fatto una serie televisiva revisioni sarebbe stato molto più facile. No, dimmi... Perché no, 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 abbiamo... no, mi, mi spiace perché mi sarebbe piaciuto andare a fondo, magari conoscere anche... Beh, però magari dici qualche che altra cosa, storia, che cosa cioè... avresti voluto. No, dimmi perché mi interessa. Spero che tu non dica quello che, che temo. Ma... è che, ma che questa cosa? avresti voluto vedere. Ah oddio, non saprei, questi sono i miei cioè, perché... no, di... Avresti voluto nella fonte di ricordo? Ce l'ho, mi sarebbe piaciuto un sacco vedere la scuola nera. Ah vabbè, ma siamo troppo avanti, no? Questo è fuori discussione. <ride> vabbè, però... Perché per poterla vedere <ride> bisogna prima mettere dentro il tema dell'inferno. E chiaramente okay. io conto di mettere dentro Caleb Bloss, però eh, ci vorrebbe un ciclo di film di almeno, come la miniserie che dovevamo fare, almeno 12 puntate. Beh, però la Scuola poter... Nera non, non si presta un po' a lanciare anche il discorso infernale o è proprio fuori discussione? Sì, certo, ma non possiamo arrivare col secondo episodio, dobbiamo ancora capire chi sono le tre zie, vedere il passato di Beh, Draca, ci cioè, sono mille cose. E il passato di Draca, secondo me, è la cosa più importante. Per me, è poi altri vorrebbero vedere il passato di Tesla, di Curia, però secondo me il passato di Draca è più importante beh c'è da, da fare delle scelte nel senso comunque certo. eh, va presa una direzione che certo. giustamente va, va, va mantenuta cioè poi il protagonista comunque è Arlan Dracca quindi cioè, certo. però di Dracca va... intendo il padre, eh? sì, sì, sì. Del padre. chiaramente certo, il rapporto certo. di lui col padre è il tema portante della serie almeno all'inizio poi ci sono altri temi ma, ma quindi le, le tre zie ma anche insomma um, Caleb Lost non ci saranno in questo primo, in questo primo no, film no ci sono le tre zie Okay. Ci sono le tre zie, ma rimangono figure piuttosto enigmatiche. Perché la scena che spiegava la loro natura e la 2 A è stata tagliata dal, dal film. Cioè, perfetto. nel senso, <ride> perfetto, non è stata realizzata. Per cui um, si supponeva di sperare in un futuro di riprenderle. Quindi chiaramente Beh. andrebbero riprese. Io me lo e ve lo auguro, ma. Sì. Um, lo dicevamo prima in conversazione privata con Ivan. Ah, no? no, no, però uh, se vuoi parlarne poi di. Diciamo, no, cioè, posso dire che vita. è chiaro che ci auguriamo tutti che abbia successo. Io non ho idea, non mi intendo di, di cinema, no, mi intendo di cinema sì, ma di cinema di una volta. Ma soprattutto adesso sono spiazzato dall'evoluzione di tutte le piattaforme. Eh, quando vado al, al cinema vedo le sale vuote, quindi rimango sempre un po' male. E mi domando se un film si regge sulle sue gambe, di cosa, come, o se diventerà come il teatro. E secondo me siamo lì, che ha bisogno di sovvenzioni, e, cioè, e anche il film ha le sovvenzioni, in effetti. Ehm, per cui non, non so come, come cosa dobbiamo augurare: cioè, auguriamoci che abbia successo. Non so <ride> che successo debba avere, in modo da poter dire: ho fatto un, un incidente mentre gesticolavo. Mi sentite? Sì? Eh, in modo da poter dire per Bacco è andato bene, facciamo un secondo film oppure meglio ancora? O altrettanto meglio, facciamo un film di Tex, facciamo un film di, di Mister No, facciamo un film di Zacco di Mister No. Pagherei però tutto Sarebbe quello che meraviglioso avuto. poter dire questo. Io lo dico certo. come un sogno, no? Eh, però, ripeto, non avendo la potenza di fuoco dell'America, della Marvel, eccetera, il mercato che hanno loro, non lo so, è soltanto un sogno. Quindi prendetelo con. Beh, ma ponendo il me. caso che. E io ve lo auguro con tutto il mio cuore, eh, vada bene, eh, io sono convinto di sì, però questo ottimismo che non, non so fino a che punto possa essere ascoltato. Certo. Eh, io dico certo. che meriterebbe di andare bene perché sicuramente è un buon film ed è molto originale, ed è un film unico nel, nella filmografia italiana. Io non ho. Mi, impari, mi viene in mente la Corona di ferro di Blasetti, guarda, non vedo altri film. Cavolo! Cioè, quindi inserire. andiamo anche un po' indietro. No, a me, diciamo, parlando di tempi moderni, l'unico. Vicino a livello forse di effetti speciali, pur avendo solo visto il trailer, quindi non posso chiaramente sbilanciarmi. È proprio il Freaks Out di Mainetti, che ha anche un budget simile a quanto. Sì, non ho idea di quale sia il budget di Freaks Out e non ho idea neanche veramente con di quale sia il nostro. Adesso che... per cui... Ma io mi, mi, mi baso su quello che ho letto su internet, quindi non... certo. <ride> poi chiaramente i, i numeri sono. Sono sempre un po' così, nel senso, non certo. so mai. però su, sui 15 milioni, tutte e due, ho visto. Quindi insomma. Mi... Sì, non ho idea. Sono due film abbastanza vicini, ma c'è l'idea, se qualora il film dovesse andare bene, appunto, ve lo, io me lo auguro con tutto me stesso, eh, anche di fare una sorta di eh, Cinematic Universe in salsa Marvel? Allora, qui mi fai... Eh, questa è la domanda difficile. Eh? O, <ride> questa è la domanda o... cattiva e basta. Ah, ecco, sì, è cattiva in effetti. Cattiva perché metterebbe in evidenza alcun, eh, cioè cioè dire, una, diciamo, una differenza di opinione. Nel senso che è chiaro che mh, questo cinema di noi, ve lo sempre tu qualcuno l'ha detto, Bonelli, no? È no, sì, ho letto, ho letto, che, sì. Ho, ho letto, però non capisco mai cosa sia un rumor, cosa sia una verità. Ecco, quindi, può darsi che quello l'abbia detto, non so bene, che, potrebbe essere anche questo un sogno, come quello che ho detto io. Che a me piacerebbe vedere un film dell'uno o dell'altro, e questo è un sogno, non è un programma. Prima, non, non so bene, mentre so eh, cosa, cosa si deve fare per lasciare lasciare i fumetti e la serie di Tex Wheeler che abbiamo fatto uscire nel giro di pochi mesi sta funzionando, quindi vuol dire che con certo. dietro la creatitrice ancora questo lo so fare sul cinema confesso, ripeto, la mia ignoranza economica. Uh, certo. Quindi non so che cosa si debba fare per far funzionare per, per riuscire a recuperare e a avere profitti in un film, non ho idea. Quindi ripeto, certo. avere i, i film dei nostri personaggi sarebbe un sogno, però questo non è un cinematic universe. Il cinematic universe della Marvel che è una cosa che già condivido poco, è che mi piace in film Marvel, però de detesto quando Thor compare in mezzo a un film dell'uomo ragno e o, de ah, okay. o, di o di Doctor Strange, non lo capisco, eh, perché ho, ho sempre apprezzato di personaggi singoli e a volte gli incontri, ma non le commissioni di 12 supereroi che combattono insieme, non c'è spazio per tutti, anche nei fumetti trovo claro. che fosse un caos, non lo so ma loro lo possono fare idealmente perché vivono effettivamente nello stesso universo. Certo. Ora, anche ammettendo e non concedendo ma che Tex Zagor e Dampier e Dylan Dog e Mister No vivono nello stesso universo, vivono però in tempi diversi, certo. Quindi, come possono incontrarsi? Non è possibile che, cioè, Massimo Dampier può incontrare Dylan Dog. Piano, e sì. boh, se volete farvi, non mi disturberebbe più di tanto, ma già, se comparisse Zagor in un film di Damp o Tex, Vabbè, lo troverei assurdo. un pochino folle. Ecco. Per cui il cinematico di Bonelli non è possibile allo stesso livello di quello della Marvel, quello è il significato. Certo, Hai capito? bisogna certo, intendere certo. sulle parole, si parla di sonalità alimentare: alimentare, è quella dei contadini. Che, che usano i loro prodotti, non è la sovranità che decide. Io non voglio importare, cioè bisogna vedere che cosa intende il governo. Capito? In questo senso che ha diremmo. detto Cinematic Universe, forse, non aveva chiaramente idea di, mh, di quello che stava dicendo, forse invece ce l'aveva, ma allora però non conosceva i nostri fumetti, ecco, insomma, dire per questo credo che sia un rumor. Ma infatti. Non, non è una voce un po' incontrollata. Ma no? infatti era più uh, un discorso legato anche al fatto che, ad esempio, forse hanno qualcuno un... l'ha usato pu come pubblicità all'inizio qualche anno fa, perché mi ricordo ah. ecco eh, l'inizio, anche Quattro. lì non si era informato bene su cosa significasse, perché è impossibile. Cioè, non è che alla fine io temevo che, che qualcuno mi chiedesse: ecco, alla fine della, dei titoli del film di Dangue facciamo un cameo in cui compare Zagor, no, no. no. oddio o Drago <ride> Cioè, colpo di scena assicurato, però forse non dei migliori. No, no io più no. che altro la cosa che può creare un attimo questa domanda, oltre al fatto che effettivamente se ne vede parlare in giro, è ad esempio l'annuncio della serie TV di Dylan Dog, per dire di cui non si sa nulla e per carità. Però ecco, poi col, col fatto che al cinema ci sono i film della Marvel, che tutto quello che si può lo collegano insieme in questi minestroni dal sapore spesso sciapo. Mm, però, però insomma una cosa chiaramente... che forse non crederai io um, queste cose siccome non riguardano i fumetti e anche se i fumetti o me ne facciamo troppi non riesco a stargli dietro io non so niente cioè non ho idea di cosa si stia facendo della serie di TV di so quello no, certo. anzi vera. credevo che perfino se ne facesse una di Giulia poi invece probabilmente me l'ho e avevo capito male cioè voglio dire nel senso che non ho idea e anche no. se ci facesse però è una serie televisiva per cui come può uh, collegarsi a un film sono due temi diversi cioè, chiaro chiaro Niente, vabbè, era giusto così perché sono sempre quelle questioni un po' spinose, volevo anche sentire proprio il tuo parere, poi ovvio. Magari ma se è... lo chiede qualcun altro ti dà una risposta diversa, cioè ti dà una risposta più esauriente, magari diversa. No, no, diversa. Beh, ma io, non, io da te volevo sapere anche cosa ne pensavi in merito a questo, ma sei stato chiarissimo. Ne penso male. <ride> eh, appunto, ma cioè sì. E, e non è la stessa cosa di dire voglio vedere un film di Tex, uno di Mr. No, uno di Zag, uno di no, non è la stessa cosa, capito? Quelli sono film singoli, certo. non si intrecciano tra di loro. Ma sono completamente d'accordo con, con te, anche perché appunto mescolando troppo poi, come dicevi, mh, si toglie in realtà, non si aggiunge nulla. cioè certo. alla, alla fine, nel, nella, somma, nella grande somma delle cose. Allora, eh, Mauro, siamo arrivati alla nostra eh, fatidica ora, sono le Bene. 22. Io... Ah, beh, non è stato faticoso. Dai, è stato meno male, <ride> sono contento che non lo sia stato. Beh. Nel frattempo beh, rimetto giusto qualche piccolo commento. Boselli è un mito. Un caro saluto da Diego Imperatore Antonio Turrisi. Buonasera, complimenti eh, a Boselli. Grande autore. Insomma, qua ci sono ce n'è. Eh, complimenti per la qualunque, Mauro, io ti faccio anche a io. Mi piace ricevere un complimento da John Wayne, anche se è nato nel 1985, <ride> è un John Wayne giovane e poi, poi spera a un aumento delle vendite. Io non credo che il film e i fumetti siano così strettamente collegati, certo. Eh, per fortuna, ripeto, ci sono due storie abbastanza buone che dico adesso, ma se ci fosse stata una di stampa, sarebbe stato meglio, perché chiaramente avrebbero potuto leggere i primi numeri di seguito, certo. Beh, io mi auguro che in futuro, proprio come hanno fatto appunto, prima mi rivolgevo a Mister No, ma insomma, si potrebbe dire anche dei grandi, vabbè, chiaramente magari di Tex funziona sempre il discorso di stampa, eh, però insomma, mi auguro che anche Dampier possa averne una in quello stile, quindi almeno con le tavole eh, grosse come appunto l'albo che ci che vedrete che... tra qualche giorno, certo. Testo bene. Me lo, me lo auguro vivamente, io Mauro, che dire, ti ringrazio di cuore, eh, ti faccio i complimenti perché a me piace molto insomma, quello, quello che scrivi, quello che stai facendo anche su Tex Wheeler, su Dampir e grazie per essere stato, stato con me stasera. Oh, grazie a te, è stato simpatico, mm, <ride> quando vuoi tra qualche tempo, non subito, se no li annoiamo tutti, ricominciamo a parlare. Quando ci <ride> sarà no. il secondo film ne parliamo. Non ci credo che li annoi, ma sicuramente ti farò tornare perché mi piacerebbe abbandonare donare l'horror che è uno dei tuoi generi preferiti se non il preferito per parlare un po' di western e quindi Ottimo. andare un po' su tex, ma anche su cose magari un pochino più Così ti faccio un discorso su come si conduce una mandria, no? E su i vari lavori. Eh. <ride> Io se vogliamo, cioè <ride> Eh, sulla dieta, e sulla dieta del cowboy, che poi mi fa impazzire. Eh. È una cosa meravigliosa! Cioè, mi stai soltanto invogliando a invitarti domani, ma quindi niente, lasciamo stare. E grazie mille, Mauro, e grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Va bene, grazie a tutti e arrivederci.